Radio.0 presenta Napoli Magazine. Come apertura del giovedì non può mancare Gaetano Fontana. Buon pomeriggio Gaetano. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. E allora, nelle ultime settimane ci siamo già lanciati in questo difficile quanto piacevole però esercizio di bilancio, però adesso con il campionato definitivamente chiuso, Gaetano, se dovessimo tracciare appunto il bilancio definitivo anche con il rammarico di aver perso qualcosa di troppo che poteva far diventare questa stagione quasi perfetta. Sì, io l'ho detto più volte, secondo me il cammino del Napoli è stato positivo. È ovvio che bisogna fare conti anche con due realtà che hanno viaggiato ad una velocità impressionante, sto parlando della Juve in primis e poi della Roma. Ovviamente c'è rammarico, come più detto nel corso dell'anno, che il Napoli ha lasciato dei punti con le squadre di bassa classifica. Questo magari poteva far aumentare il bottino in classifica, ma quantomeno poteva far sì che stesse più vicino alle prime due, magari potendo dare più fastidio con l'entusiasmo che si può creare in una piazza come Napoli. Probabilmente sarebbe stato un campionato più accattivante. Poi ovviamente l'esclusione della Coppa, soprattutto della Champions, brucia un pochettino per la modalità con la quale è avvenuta, perché meritava sicuramente il passaggio del turno con quei punti accumulati. Anche la Coppa UEFA ha lasciato un po' di amaro in bocca, però voglio dire, sono passaggi naturali per chi vuole diventare grande. Si cresce attraverso queste batoste, tra virgolette, perché magari sapevamo tutti che la squadra era anche abbastanza competitiva così com'è, per giocarsela con chiunque. Però ovviamente se uno vuole tracciare un bilancio ed essere assolutamente serio nel valutare determinate cose, è ovvio che manca qualcosina al Napoli per riuscire ad essere maggiormente competitivo sia in campionato che a livello europeo, e questo sono sicuro che gli addetti ai lavori si stanno già muovendo per cercare di colmare questo piccolo gap che c'è tra queste squadre, tra Napoli e le varie realtà sia europee che nazionali. Quindi bisogna ovviamente agire sul mercato. Il Napoli, Gaetano, sembra avere le idee abbastanza chiare, perché se non hai le idee abbastanza chiare non prendi subito un giocatore all'indomani della fine del campionato, come è accaduto con Koulibaly. Sì, assolutamente. Io credo che le idee già diventano chiare quando il campionato sta avendo un suo epilogo e sta denotando determinate lacune. Questo ovviamente lo sa lo sapeva in anticipo già Benitez, lo sapevano i dirigenti, ed ovviamente l'unico problema nostro attuale è quello economico. Si sa che le società italiane, pochissime, forse veramente uno o due, si possono permettere di essere maggiormente competitivi con quelli europei. Devono cercare di giocare d'anticipo e andare a individuare quelli che possono essere quegli elementi che possono essere adeguati ad un progetto finalizzato sempre al miglioramento. E quindi il miglioramento ovviamente non può non partire dal centrocampo, anche se il primo acquisto è stato un difensore e probabilmente ci si aspetterà ancora qualcosa, anche perché bisogna anche capire quali saranno le partenze. Non si può non partire dal centrocampo ed è lì che si sta puntando tutta l'attenzione dei tifosi, anche perché i nomi che si fanno sono tutti nomi molto importanti. Allora io ti chiedo, in questo momento tu hai la possibilità di scegliere, tenendo presenti anche quali sono un po' le strategie societarie, quali sono le linee finanziarie della società, avendo la possibilità di prendere uno tra Javi Martinez e Mascherano, tu li prenderesti? Mettiamoci anche Fernando del Porto. Ma guarda, io andrei sull'usato sicuro, nel senso che andrei su Mascherano, ma non perché la sua carriera è così importante da indurmi ad andare a comprarlo, ma perché conosce l'allenatore, conosce la filosofia dell'allenatore e conosce il suo pensiero, per cui diciamo che l'inserimento, l'integrazione con il gruppo attuale sarebbe
sarebbe più immediato rispetto agli altri, e poi anche perché è un giocatore estremamente duttile, perché lui può fare il centrocampista perché è nato così, può fare il difensore adattato quando ci dovesse essere esigenze. Quando tu hai dei giocatori che possono garantire lo stesso risultato in più ruoli, sinceramente è una fortuna notevole per l'allenatore che li ha a disposizione. E per questo, anche perché lo stavamo sponsorizzando da più tempo, anche dallo scorso campionato, credo che sia un elemento capace di supportare anche quel discorso di tensione, di stress, di pressione psicologica che una piazza come Napoli ti può mettere. Senti, che ne pensi a proposito del Barcellona di questo nuovo corso targato Luis Enrique? Mi affascina tanto, mi affascina perché Luis Enrique è nato culturalmente in quella società, ha cercato di trovare spazio in Italia cercando di portare quel tipo di pensiero, quel tipo di filosofia, ma io credo che il modello Barcellona non sia facilmente replicabile nel mondo, perché comunque i giocatori che arrivano in prima squadra sono tutti mentalizzati e nascono da una filosofia che viene dal basso, viene dal settore giovanile, addirittura partono dai primi calci. Questo lo sta facendo notare anche come dire Guardiola, anche se ha vinto il campionato con largo anticipo, voglio dire in Coppa è stato escluso, e ci sono comunque dei problemi riguardo a questo tipo di filosofia, ma solo perché culturalmente non si è mentalizzati per fare quel tipo di gioco. Lo puoi portare gradualmente, ma ci vuole un lavoro certosino e sicuramente a lungo termine, e non so se le società oggi si possono permettere di fare questo tipo di discorso, avendo come obiettivo comunque la ricerca della vittoria costante sia nei campionati di appartenenza che a livello europeo. E Luis Enrique probabilmente ha la possibilità di mettere in pratica questo tipo di filosofia con un materiale che è già abituato a lavorare in quel modo. È per questo motivo che mi affascina molto. Diciamo che, ecco, oltre ad avere chiaramente tutte le qualità, a Barcellona spesso e volentieri, per non dire sempre, ci si fida di quelli nati e cresciuti in un club e in un territorio. Assolutamente sì, diciamo che anche questo concetto nostro è supportato dal fatto che quando hanno fatto degli investimenti non sempre hanno reso. Basti guardare Ibrahimovic, basta guardare anche Sanchez, che quest'anno è riuscito a dare qualcosina dopo un anno di transizione, lo stesso Neymar, che insomma è un settore di giocatore ma fa fatica ad entrare in quei meccanismi e riesce ad esprimersi solamente a strazi. Sono quei giocatori, lo stesso Biglia, che poi è andato all'Atletico, vince il campionato proprio l'ultima partita di campionato a Barcellona ed è in finale Champions. Si parla comunque di giocatori straordinari, giocatori di primissima fascia per quanto riguarda anche un discorso europeo, però inserirli culturalmente, mentalizzarli su quello che è una filosofia del Barcellona è veramente difficile se non nasci e non cresci lì. Io addirittura, confrontandomi con degli addetti ai lavori, mi è stato detto che a Barcellona la cultura loro è che quando costruiscono questo materiale dal basso lo costruiscono secondo la filosofia del Barcellona. Poco importa se poi, andando via da quel contesto, riescono ad esprimersi al meglio in altre società. A loro interessa che portano avanti questo tipo di discorso, mentre magari qualsiasi altro tipo di giocatore che nasce in un'altra società, nasce in un altro ambiente, formato, ha la possibilità di misurarsi sicuramente in qualsiasi situazione. Evidentemente lì c'è una ricerca peculiare su quelli che sono quei metodi, quei concetti di lavoro che poi difficilmente trovano spazio in altre realtà. Ma chissà se un giorno potremmo farlo anche a Napoli, dove ci sarebbero tutti i presupposti per farlo. Gaetano, io ti ringrazio come sempre, ti auguro un buon fine settimana e ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Gaetano, ciao. Grazie, ciao, ciao. Grazie ancora. Veramente Napoli potrebbe essere un'altra Barcellona. Buon pomeriggio a Sergio Curcio. Ciao Sergio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti gli amici di Punto Zero. Sergio, prima di sentire il prossimo ospite, che ha molto a che fare con la Spagna e con le tematiche del mercato che insomma sembrano portare direttamente in Spagna, io vorrei chiederti invece come giudichi l'acquisto di Koulibaly.
Non parlo però del giocatore in sé, ma del fatto che il Napoli, diversamente a quanto accaduto negli anni scorsi, finito il campionato, subito, immediatamente ha preso un giocatore. Questo è un giocatore che era nel mirino della società, credo, già da diversi mesi, e il fatto che sia piombata la società in epoca non sospetta, anche perché pare che il giocatore interessasse anche altre società di un certo livello internazionale, mi pare che sia un fatto estremamente positivo. Significa che la società ci crede, ha trovato probabilmente una giovane non più promessa, spero, perché nel Genk si è comportato molto bene, quindi una rivelazione probabilmente della stagione, che dovrà sicuramente rafforzare quello che è il pacchetto di difensori centrali della difesa di Benitez. E credo che sia importante questo primo segnale dato dalla società e ai tifosi e un po' a tutte le altre società di mercato, perché significa che c'è intenzione di fare bene, e soprattutto, ripeto, visto che questo giocatore pare che a un certo punto potesse aver attirato addirittura l'attenzione di una grandissima di Spagna, evidentemente significa che qualcosa si sta muovendo in molto positivo per la società, anche per quanto riguarda l'acquisizione di giocatori che in prospettiva possono dare un contributo notevole alla causa del Napoli. E questo, secondo me, è la cosa più importante, proprio per la proiezione futura del progetto, che non deve far pensare, ecco, ad un Napoli grande per poche stagioni, ma ad una società che evidentemente vuole di prepotenza inserirsi nel novero delle grandi d'Europa in maniera probabilmente, anzi io dico certamente, anche stabile. Continuità non solo sul campo ma anche nel calcio internazionale, e tu hai parlato di Spagna, Sergio, e non è un caso che con noi c'è il corrispondente del Corriere dello Sport dalla Spagna, Andrea De Paoli. Buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. E allora, io ti giro subito, ecco, la domanda, perché Sergio Curcio diceva sembra che su Koulibaly ci fosse anche l'interesse di qualche squadra spagnola importante. Prima di tutto, se ti risulta, poi ti lascio a Sergio che sicuramente vorrà farti qualche domanda. No, scusami, non so. La linea si è interrotta un attimo, poi potresti sì. Allora, scusa. Diceva Sergio Curcio, prima parlava di Koulibaly, primo acquisto del Napoli, e sembra che su questo giocatore ci fosse anche l'interesse di una squadra spagnola importante. Ti risulta? Beh, è un nome che è circolato in effetti di recente in Spagna, è attribuito a squadre, per cui sicuramente un giocatore di grande interesse. Io personalmente non ho avuto l'occasione di vederlo, per cui non posso darti un giudizio, diciamo, professionale. Però sicuramente sì, un nome che è circolato molto, e penso che si tratti di un bel colpo, sinceramente. Benissimo, Sergio, come sempre avevi ragione, e allora ti passo Andrea. Ovviamente credo che non vorrai fare nessun nome, per esempio Mascherano, credo che sicuramente c'è un nome che farai, ma Sergio ti lascio il microfono. Sì. No, volevo chiedere subito ad Andrea che cosa si dice in Spagna di questo progetto Napoli in versione spagnola, con un allenatore spagnolo come Benitez, ma sicuramente di respiro internazionale, che pare sia stato anche contattato da diverse società e forse anche qualcheduna spagnola. Buongiorno Sergio, il Napoli di Benitez riscuote grande simpatia qua, ovviamente, un po' anche come la Fiorentina per la presenza di molti spagnoli per di là. Sicuramente il Napoli è grande allenatore. Un allenatore che fa, no? Si è parlato molto di Arbeloa, di Mascherano, gente che ha lavorato con Benitez, però attrae anche quelli che non hanno ancora lavorato con Benitez, per cui sicuramente il fatto di avere la presenza di Benitez lì aiuta a fare mercato, penso lo favorisca bene. Si capisce che è un progetto lungimirante, che non è una cosa che si esaurirà in una stagione, per cui diciamo che è più attraente rispetto a qualche tempo fa. Anche la presenza del presidente De Laurentiis aiuta ovviamente in questo senso, anche perché si pensa che De Laurentiis sia uno che abbia voglia di investire. Poi non so bene, sicuramente lì avrete il polso della situazione migliore del mio. Senti, la curiosità è questa: ci si aspettava, soprattutto a livello di Real Madrid,
questa esplosione di Callejon che in un certo senso Benitez aveva quasi pronosticato, parlando dei 20 gol che poi sono stati 20 in tutta la stagione, ma soprattutto con la capacità, la continuità, la forza anche fisica e aerobica che questo giocatore ha dato rispetto a quelle che erano le esibizioni, peraltro sempre molto, molto buone con la maglia del Real Madrid, ma limitate nel tempo quando, cioè, Mourinho soprattutto decideva di mandarlo in campo. Sì, diciamo che Callejon era il dodicesimo uomo di Mourinho, c'era un problema e lui lo buttava in campo e lui rispondeva, perché ha segnato parecchio anche nell'anno di Mourinho. Aveva fatto molto bene ai tempi, sì, ai tempi dell'Espagnol, era piaciuto molto. E poi questa esplosione. Il problema di Callejon è la rosa mostruosa che ha il Real Madrid, soprattutto in quel ruolo lì, perché se pensate si sarebbe trovato come concorrente un certo Bale, magari adattandosi dall'altra parte si sarebbe trovato un certo Cristiano Ronaldo. Figuriamoci che il Real Madrid ha rinunciato a Ozil per far giocare un poco tutti e non sacrificare nessuno. La scelta è stata fatta su Di Maria, che in effetti ad Ancelotti consente un utilizzo in più ruoli, è un giocatore coi piedi buonissimi, però che si fa anche un bel mazzo per la squadra. E direi che tutto sommato è stata una buona scelta per tutti, perché Callejon si è consacrato a Napoli, ha fatto vedere che è un giocatore di livello internazionale e il Real Madrid è arrivato in finale di Champions League, per cui tutti contenti, direi. Senti, tu sei e vivi la realtà spagnola, come ti spieghi, dopo un periodo in cui gli spagnoli in Italia non è che facessero tanto bene, questa improvvisa esplosione della cultura, del calcio, anche tatticamente parlando, spagnolo nel nostro paese, dove notoriamente si privilegiava sempre un aspetto difensivo, un aspetto tattico portato più a non prenderle che a giocare e a cercare di fare un gol più dell'avversario. Ecco, credi che la Spagna, visto che oggi rappresenta in Italia molto più di quanto non rappresentino Germania, Inghilterra e altri paesi europei, ritieni che la Spagna sia forse effettivamente il paese che, grazie alle ultime vittorie, ai mondiali, agli europei, si è più internazionalizzato e globalizzato, ecco, da un punto di vista calcistico, proprio nel mondo calcistico? La Spagna ha avuto due grandi meriti, i suoi club che hanno fatto bene, Barcellona, il Real Madrid un poco meno ultimamente, però insomma mi pare che stia tornando alla grande visto il prossimo sabato che ci attende, e in più i risultati con la nazionale, giocando in un certo modo, e c'è anche molta gente spagnola che è cresciuta in Inghilterra, le colonie forse più forti di giocatori compresi nella nazionale spagnola sono lì in Inghilterra, c'è Silva, Cazorla, Torres, che non sappiamo se andrà a fare il mondiale oppure no, Negredo, situazione simile, Mata, eccetera. Per cui diciamo che sicuramente c'è stata una crescita a livello internazionale. E il problema è che una volta in Italia arrivavano i giocatori, non dico finiti, però a fine carriera. Mi ricordo, io sono di Udine, arrivò Gallego, che era un bellissimo centrocampista del Real Madrid, però era chiaramente a fine carriera, demotivato, stanco e anche un poco appesantito, a dire la verità. Per cui diciamo che anche la tipologia di giocatori che esce dalla Spagna. E nel caso dei giocatori italiani, forse il più spagnolo che è venuto in Italia è Borja Valero, per il tipo di gioco che sviluppa. E Callejon potrebbe essere benissimo un giocatore cresciuto in Italia, un giocatore molto dinamico, verticale, preferisce giocare verso la porta piuttosto che verso il fallo laterale, per intenderci. Per cui bisogna anche capire che caratteristiche ha un giocatore e sceglierlo. Secondo me Benitez, per il suo gioco per il Napoli, ha fatto bene a prendere Callejon, la Fiorentina del progetto Montella, perfetto Borja Valero. Sicuramente adesso dalla Spagna escono giocatori tipo Fabregas, che è uscito minorenne, Piqué uguale, poi sono tornati a Barcellona, però escono giocatori giovani, una volta se ne andavano giocatori a fine carriera con poche motivazioni. Bisogna anche dire che gli italiani che sono venuti in Spagna hanno avuto molto successo, magari tra un poco cambierà la dinamica anche qui, perché a parte Panucci, Carboni, diciamo che gli italiani non hanno fatto benissimo in Spagna, tutta la comitiva che è andata a Valencia, giocatori fortissimi come Corradi, Di Vaio, per diversi motivi, anche perché non hanno trovato spazio, perché non gliel'hanno proprio concesso, anche per certi pregiudizi, il successo alla fine non l'hanno avuto. Ti ribalto una domanda adesso e ti prego una risposta brevissima perché il tempo è tiranno.
Intanto allenatori di estrazione, tattica e cultura calcistica italiana, vedi Ancelotti, vedi il Ciolo Simeone che ha allenato anche a Catania, stanno facendo bene in Spagna. Come te la spieghi questa situazione? I calciatori spagnoli bene in Italia e gli allenatori italiani bene in Spagna. L'allenatore italiano è il migliore del mondo, perché c'è una scuola che si chiama Coverciano che li prepara a dovere e hanno il grande merito di sapere sviluppare più giochi. In Spagna, ad esempio, a Barcellona, dove sto io, c'è il limite di inseguire un unico modello di gioco che quando funziona è il massimo della vita, ma quando non funziona crea problemi perché non ci sono alternative. Per cui diciamo che Ancelotti e Simeone sono riusciti a trovare determinate alternative, sono allenatori diversi, diciamo che Simeone italiano, forse più italiano di Ancelotti. Ancelotti sì, sa fare un po' di tutto e sa anche ben giocare, devo dire. Benissimo Andrea, ti ringrazio. Ciao Andrea, grazie. Non ci hai detto nulla però su non ti abbiamo chiesto nulla su Mascherano, perché insomma. No, va bene. È inutile Mascherano deve essere una sorpresa se ci sarà, Michele. Perché Luis Enrique ne ha parlato già fin troppo bene. Dobbiamo rassegnarci, Andrea. Gli ha dati i gradi, diciamo che non è il capitano del Barcellona come bravo, si dice qui, però è uno dei capitani e mollarlo bravo, mi pare che non abbia molta intenzione di mollarlo, eh? Vabbè, ci accontenteremo anche di Javi Martinez, non sarebbe male, sarebbe male. Napoli Magazine. Ed eccoci pronti a scattare, a andare veloci sulla fascia come faceva lui in campo. È stato probabilmente uno dei migliori, anzi non probabilmente, sicuramente uno dei migliori interpreti del fluidificante. Lo chiamavamo così perché erano i primi anni in cui si vedevano i terzini sinistri andare sulla fascia e crossare ma anche segnare. È un piacere per noi avere in diretta Luciano Marangon. Ciao Luciano, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a voi, buon pomeriggio a voi. Quanti chilometri su quella fascia? Quanti motori? È che dopo 30 anni sentissi dire ancora che è un po' triste la cosa, cioè nel senso che in questi 30 anni avrebbe dovuto uscire qualcun altro, invece poco e niente, pochissimo. Chi potrebbe essere un... Allora, partiamo da quello che c'è. Ti piace Ghoulam? Partiamo da Ghoulam, ecco. Sì. Ma ci sono degli ottimi giocatori, forse quel ruolo lì oggi che è molto ricercato, non lo so, forse sono le caratteristiche, ma dipende molto dagli allenatori che devono riuscire a capire le caratteristiche di certi giocatori. E cioè, io per dire ero partito come ala d'attacco, poi il mio allenatore nei ragazzi della Juventus ha capito che tirandomi indietro di 20-30 metri avrei potuto avere un potenziale diverso, e così è stato. Quindi dipende molto anche, soprattutto sui giovani, sui quali bisognerebbe puntare un po' di più e lavorare un po' di più. Sì, si dovrebbe tornare a seguire un po' di più i vivai come si faceva ai miei tempi 30 anni fa. Prima per esempio abbiamo parlato con il collega De Paoli dalla Spagna e lui ci ha ricordato un po' l'importanza, no, dei vivai in Spagna e soprattutto del Barcellona. A Napoli si potrebbe fare una cosa del genere, secondo te? Ma sì, dipende sempre dalla società. Se la società vuole investire sui giovani, quindi mettere qualche soldino, toglierlo forse a ingaggi un po' troppo alti in questo periodo e metterlo sui settori giovanili, si potrebbe fare tranquillamente. Poi basta avere le persone, gli osservatori e le persone preparate che sanno individuare le caratteristiche di qualche giovane e su cui poi lavorarci e farli crescere. Questo, cioè, non è molto difficile, poi come alchimia, basta solo avere un po' di buona volontà come si aveva una volta si investiva molto sui giovani, oggi un po' meno, si va alla ricerca già dei giocatori affermati e quindi i giovani vengono lasciati un po' alla deriva. Che voto dai alla stagione del Napoli? Ah, io direi un bell'otto perché è riuscita fino alla fine, forse all'estero in Coppa un po' meno, però sul campionato italiano fino alla fine ha combattuto anche se la Juve poi era un po' scappata, però ha combattuto con la Roma fino
a qualche giornata fa, per il secondo posto. Poi ha portato a casa la Coppa Italia, che è comunque un trofeo importante, quindi direi un bel lotto, perché 10 si dà quando si raggiunge la perfezione. Quando si fa un triplete, 8 è un buon voto, direi. Anche perché dobbiamo sempre ricordare, Luciano, che il Napoli quest'anno è ripartito praticamente da zero. Assolutamente, certo. Un nuovo allenatore, nuovi giocatori, l'allenatore che doveva far capire un po' la sua filosofia, la sua mentalità. Devo dire che ci è riuscito in una buona parte, almeno da quello che si nota dal di fuori. Adesso devono essere bravi a mettere quegli accorgimenti che mancano per fare il salto di qualità e diventare tra le prime della classe. Chi inseriresti tu in questa squadra? Tra i tanti nomi che si fanno, su chi punteresti? È sempre molto difficile. L'importante è andare su qualche giocatore già forte. E come ho detto prima, investire su qualche giovane di prospettiva. Quindi il giusto mix, come probabilmente farà il Napoli. Tra Mascherano e Javi Martinez, tu chi sceglieresti? Beh, Mascherano vai sul sicuro. Mascherano sicuramente è un giocatore che ti dà sicurezza, ti dà qualità, aiuta molto. È quasi un perno, io l'ho visto, l'ho seguito sul Barcellona quest'anno, e quello assieme a Piquet che ha mantenuto la difesa, e quindi poi non sono riusciti a raggiungere praticamente nessun obiettivo e sono quindi delle stagioni fallimentari per certe squadre, però sono arrivati lì sia in Champions sia in campionato, se la sono giocata l'ultima giornata. Coppa del Re hanno perso la finale, quindi direi che ecco, come ho detto, visto dal di fuori può essere un campionato positivo, perché se la sono giocata fino alla fine con tutte. Per loro è stato un campionato deludente, perché non ha portato a casa niente. Però Mascherano a me piace molto. E speriamo bene di vederlo in azzurro. Luciano, io ti ringrazio tantissimo ancora. Grazie a voi. Ancora, e forza Napoli. Buon lavoro, in bocca al lupo. E forza Napoli, grazie, sempre. Grazie, grazie Luciano. Grazie a Luciano Marangonne. Buon pomeriggio a Yolanda De Rienzo e Tommaso Mandato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Un bacione. Ciao Tommy. Buon pomeriggio anche da parte mia a tutti. Allora, io parto subito facendo una domanda a entrambi e poi come al solito vi lascio il palcoscenico e faccio proprio la domanda di chiusura che ho fatto a Marangon, considerate anche le ultime dichiarazioni di Luis Enrique, nuovo allenatore del Barcellona. Tra Mascherano e Javi Martinez chi scegliereste? Beh, comincio io? Vai come sempre, per galanteria, perché Tommy è un signore, sempre. Bisogna dirlo. Ma soprattutto per poi apprendere quello che dice, quindi di costare. Non è vero, assolutamente, non ne hai mai bisogno, ecco. Beh, sicuramente mi è capitato di scriverlo anche per Napoli Magazine, editoriale del martedì. Mascherano potrebbe far fare il salto di qualità al Napoli, di sicuro, di certo Javi Martinez non è da meno, però Mascherano comunque, con il fatto che voglia ritornare a giocare a centrocampo, con il fatto che potrebbe già avere dei contatti con Benitez, e Benitez lo conosce bene come giocatore, insomma. Si è visto l'intuizione che ha avuto con Callejon, il ritiro disse farà 20 gol e così è stato. Si è visto che cosa è significato il contatto Albiol Benitez, perché comunque quando un allenatore conosce bene il giocatore che va a contattare, di sicuro è già una garanzia. Quando lo mette in campo, beh, Mascherano già di per sé è una garanzia, figuriamoci poi che cosa può essere l'unione Mascherano Benitez. Tommaso? Ma effettivamente in questo momento storico dico al 100% Mascherano, nel senso che il giocatore più idoneo e più adatto a quelle che sono le esigenze del Napoli. Da una parte grande personalità, grande qualità atletiche e soprattutto anche tecniche, lo sappiamo, tattiche, è un giocatore completo che chiaramente è al punto giusto per quanto riguarda l'esperienza e la maturità. Ed è soprattutto, come diceva anche Yolanda, un pallino, cioè uno di quei calciatori sicuri su cui puntare da parte del Benitez. Cioè, c'è questo grande feeling fra i due e questa è una situazione determinante per cui può essere la crescita del Napoli. Yolanda, la prima domanda a Tommaso e poi sarà Tommaso a fare una domanda a te, vai. Ah,
bene, allora io direi in chiave mercato, perché si sentono tanti nomi in quest'ultimo periodo, come è normale che sia, perché stiamo entrando nel vivo. Spesso noi nei nostri dibattiti radiofonici abbiamo detto che ci aspettiamo che il colpo ad effetto, quello più importante, potrebbe arrivare a chiusura di mercato, però insomma stanno girando tanti nomi. Il presidente De Laurentiis, come la società, in realtà non si sta pronunciando in particolare su un reparto oppure su un nome in particolare, ma per quanto riguarda l'attacco, perché comunque abbiamo detto di sicuro il Napoli potrebbe avere un innesto a centrocampo in attacco visto l'arrivo di Koulibaly per la difesa. Per quanto riguarda l'attacco, meglio un giocatore di esperienza come Gilardino e Pazzini che possa fare il vice Higuain, o meglio una nuova promessa, magari non conosciuta nel campionato italiano, anche se abbiamo comunque Zapata, l'operazione Zapata che è stata fatta l'anno scorso e che potrebbe andare via. Quindi diciamo una specie di opinione sul vice Higuain che potrebbe arrivare o che già c'è al Napoli come Zapata. Ma io credo che ritornando al discorso e riallacciando a quello che dicevamo prima, per lo step in cui è arrivato in questo momento il progetto Napoli, la necessità di prendere giocatori pronti, cioè giocatori che effettivamente ti diano la possibilità di fare quel salto di qualità, anche se nel caso specifico bisogna andare poi alla ricerca di un calciatore che abbia sì un grande personalità, grande fiuto del gol, che abbia soprattutto una costanza di attività prolifica nel campionato italiano. Ecco, i nomi che tu facevi sono dei bomber italiani come Pazzini, come Gilardino, che sicuramente potrebbero venire a Napoli e accomodarsi in panchina e eventualmente essere poi pronti all'uso. Ma il problema più grande, Yolanda, rimane sempre quello dei giocatori in uscita, cioè nel momento in cui chiaramente tu hai tanti giocatori in uscita, io penso che Napoli attualmente ne abbia 5, 6, forse anche 7 che deve andare a collocare, queste sono le situazioni prioritarie rispetto insomma a quello che deve andare a prendere, quindi anche perché molti di questi potrebbero essere pedine di cambio in eventuali trattative. Certo, assolutamente, no, sono d'accordo. L'unica domanda che mi faccio io è se effettivamente questi giocatori come Pastini e Gilardino verrebbero poi a fare la panchina a Napoli, perché comunque al di là dei tanti impegni, Champions e quant'altro, sempre di panchina si parlerebbe. Sono giocatori che comunque scalpitano per giocare, perché sono giocatori di qualità. Che scalpitano per giocare è sicuramente un fatto positivo, ce lo auspichiamo che lo facciano, perché vuol dire che sono vivi, vegeti e soprattutto sono ambiziosi di poter far parte di questo progetto. Però prendendo i due casi specifici, ricordiamo che Gilardino fa parte di un Genoa che chiaramente traballa in situazioni più che altro di pericolo o di retrocessione. Pazzini viene da un paio di annate sicuramente poco felici, per cui avere la possibilità, perché oggi Napoli è diventato una possibilità di una squadra a carattere europeo, significherebbe insomma se sono intelligenti iniziano a giocare e verificare effettivamente se hanno la possibilità di far parte di questo progetto Napoli. Tommaso, certo. Domanda a Yolanda. Ma esula chiaramente dal calcio, perché so che lei ha mille attività professionali, tanto che in questo momento la mia sfera magica mi dice che sta a Milano, però so che lunedì anche lei sarà impegnata in un grandissimo evento, so forse di brucio una domanda che farete, però penso che è talmente importante questo evento che farà piacere sicuramente a Yolanda presentarlo, perché so che sarà la mattina poi della manifestazione, il giusto premio a un grande personaggio, a un ragazzo sfortunato che tutti noi amiamo. È vero, grazie Tommy, anzi siete tutti stra-invitati, già lo sapete, perché è un evento dove i protagonisti sono i veri valori dello sport, come voleva Carmelo. Parliamo naturalmente del primo memorial Carmelo Imbriani, tutti in campo per Carmelo, dove parteciperanno tutti gli amici, tutti quelli che l'hanno conosciuto, ma anche le persone che vogliono essere lì per dire lo sport è questo, lo sport è unione, lo sport è divertimento sicuramente, è sorriso e condivisione, ed è per questo che il 26 maggio, quindi lunedì, saremo tutti quanti a Benevento, tutti senza colori, senza delle maglie in particolare, perché ci sarà Raffaele Palladino, ci sarà Molinaro, ci sarà D'Ambrosio, ci sarà Nicolò Frustalupi sicuramente, ci sarà Grava, ci sarà Pecchia, insomma per nominare qualche nome più conosciuto, ma dai più conosciuti ai meno conosciuti, tutti giocatori dalla Lega Pro, ma anche scuole calcio, ma anche club,
è bellissimo vedere quante persone si stiano unendo nella memoria di Carmelo, ma per dire soprattutto noi siamo questi valori, noi crediamo in questi valori, è davvero una cosa meravigliosa, senza dimenticare nessuno, perché poi Peppe Iodice, cioè Simone Schettino, i comici di Made in Sud, il dottor De Nicola, Alfonso De Nicola, che veramente si sta attivando in prima persona anche lui per le convocazioni, chiamiamole così, basta semplicemente dire che da una sola partita è diventato un triangolare. Quindi sono davvero tante le persone che vogliono partecipare e che devono partecipare, anzi tutti quanti ci vediamo a Benevento, no? L'ultima domanda la faccio io sempre a entrambi. Su Lorenzo Insigne, nel radiogiornale abbiamo sentito alle 15, ci davano buone notizie per Pepito Rossi. Si sa che colui che contende il posto a Lorenzo Insigne è proprio Pepito Rossi. Sappiamo che c'è anche, come dire, una certa condiscendenza da parte della stampa nazionale a preferire il viola anziché l'azzurro. Voi però che dite, alla luce di quanto abbiamo visto, soprattutto negli ultimi due mesi di campionato? Vado sempre prima io? Vai io, sempre. Ok, io mi trovo molto combattuta, perché devo dire la verità. Apprezzo moltissimo entrambi i giocatori, vuoi Pepito Rossi per il fiuto, per il gol, per questa sua forza incredibile anche di riprendersi dopo un infortunio così importante, è un giocatore che davvero mi è sempre piaciuto, infatti non mi sarebbe dispiaciuto che questo affare viola l'avesse fatto in tempi non sospetti il Napoli. Però comunque poi dall'altra parte c'è Lorenzo, che è giovane, che è bravo, che ha un grande fiuto per il gol e che sa assolutamente entrare poi negli schemi con molta facilità. Basta pensare insomma quanto fosse più in difficoltà nel Napoli all'inizio rispetto ad ora, quanto invece adesso sia in forma, sia pronto per un mondiale. Prandelli di sicuro non avrà una scelta facile da fare. Però per quanto io possa tifare per Lorenzo, e veramente anche lui sa quanto io tifi per lui in nazionale, posso dire, per tra virgolette consolarmi se non dovesse essere convocato per questi mondiali in Brasile, che lui è giovane, non ha paura assolutamente di lavorare, un ragazzo che si è sempre sudato il posto come se l'è sudato quest'anno con Rafa Benitez, per quanto ha dimostrato il suo valore e per quanto sia stato poi impiegato tantissimo nell'ultima parte del campionato. E proprio per questo dico, se dovesse essere scelto Pepito, Lorenzo avrà sicuramente modo di rifarsi, avrà l'occasione poi di partecipare a tanti altri mondiali. Tommy? Io credo che se Prandelli la mette sotto questo piano sbaglia inevitabilmente, nel senso che io non penso che possano essere considerati un'alternativa. Mi spiego meglio: mentre Pepito sicuramente è il giocatore più forte sotto il profilo, diciamo, di attaccante puro che in Italia possa esserci in questo momento, cioè un finalizzatore, è chiaro che lascia sempre il punto interrogativo sulle sue sulle condizioni fisiche, perché lo sappiamo tutti, ha avuto praticamente un incidente bruttissimo. Io credo che invece Lorenzo meriti la convocazione proprio per la trasformazione che ha avuto in questo periodo di gestione Benitez. Noi lo conoscevamo tutti per le sue qualità chiaramente offensive, per il suo grande essere, la sua grande capacità, invece ha dimostrato invece in questi ultimi soprattutto 6 mesi una utilità incredibile. Formando chiaramente anche, andando a coprire anche un ruolo diverso, cioè non quello proprio dell'attaccante duro, ma di una ala tornante, il cosiddetto esterno alto, che piace tanto e va tanto di moda. Per cui io non li metterei sicuramente in contrapposizione, e credo che Lorenzo, al di là del fatto che sia napoletano, che chiaramente è un nostro fratellino più piccolo, però ecco, la sua convocazione rappresenterebbe davvero il premio per una grandissima stagione targata grazie a Benitez. Bene, ecco, così. Tommy ha detto una cosa intelligentissima, se posso, davvero anche molto interessante, che non esco dalla lavagna. No, nel senso che oggettivamente è vero, cioè mettere a confronto Pepito Rossi con Lorenzo Insigne
è comunque un reato, cioè è un reato lasciare uno dei due a casa, questo è sicuro. Quindi effettivamente il presupposto di Tommy forse è quello più azzeccato, che forse non sono da lasciare a casa tutti e due, ecco. Direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te, ho detto che ti stai divertendo. Sto pariando, ho scritto, per la verità. No, vabbè, no, perché effettivamente Facebook offre tanti motivi di riflessione, tanti motivi per arrabbiarsi, ma anche tanti motivi per divertirsi. Mi sto divertendo, cioè nelle ultime ore mi sto divertendo tantissimo, quindi vabbè, ma per tutto, veramente, per tutto quello che leggo, che guardo, quindi. Non conduci bene, No, adesso assolutamente. Sai che sono impegnato a fare altro in questo momento. Vabbè. Quindi non stai con la testa su Facebook. No, ma sto con l'orecchio a Max Rosolino. Buon pomeriggio, Massimiliano. Buon pomeriggio a voi, eccoci. Ciao grande Max, grazie per essere con noi come sempre. Adesso non possiamo parlare di campionato, quindi sfatiamo anche questo mito secondo cui io ti chiamavo sempre quando c'erano le partite perché portavi bene, no? Vabbè, la stessa cosa, però adesso mi stai dando il contentino. Ma come, la stessa cosa, c'è una continuità veramente straordinaria, no? Un campione del mondo che sta facendo tante belle iniziative, io le sto seguendo, ti vedo che stai andando davvero in giro per l'Italia. Oggi sono stato a Verona, sono andato a Roma perché ho fatto questa iniziativa, si chiama Acqua Amica, pronto sapere per promuovere il nuoto e insomma anche la cultura, perché oggi i bambini devono fare dei disegni storici inerenti all'acqua, perciò abbiamo fatto un pochettino un percorso con delle battaglie, ma insomma con lo spirito c'era Ulisse, l'intelligenza, Itaca, dovevano usare verso questa isoletta, è molto carine come cosa. Bene, quindi di Troia, insomma. Il prossimo appuntamento qual è? Il prossimo appuntamento, ragazzi, non lo so sinceramente, il prossimo appuntamento è domani, sono a Napoli, domani sono dalle vostre parti. Bene, vabbè, dalle tue anche. Sì, per fortuna, insomma, io credo adesso più che mai che arriva l'estate, tornare a casa dai miei genitori, dalla mia Napoli, anche dal centro che seguo, è una bella soddisfazione. Max, comunque Antonio mi ha confessato perché ti chiama anche ora. Prima portavi bene prima delle partite. Adesso ho detto devi portare bene per il mercato, perché devi fare arrivare i giocatori forti. lo so, ma io veramente questo non lo so. Qua non è che ci vuole il talismano, qua ci sono i soldi, io. c'è poco da fare, non è che possiamo scegliere, purtroppo è come guardare una vetrina e dire aspetta, il cono, quanti gusti vogliamo, dipende da quanto spendi. Max, però Rafa Benitez ha fatto capire che vuole un certo mascherano del Barcellona, un giocatore affermato, un giocatore forte, un giocatore che farebbe fare un bel salto di qualità a centrocampo. Sì, forse è vero, il centrocampo è l'unica cosa che è passato un pochettino in secondo piano rispetto a altre posizioni di gioco. Benitez è giusto che insomma è lui il capitano, e se chiede una cosa non è soltanto per lo spiccio, è per andare avanti, perché no, il Napoli non è che basta cercare di arrivare sul podio, bisogna cercare di vincere. Vincere la Coppa Italia è stato un buon traguardo, ma dobbiamo far paura sia in Italia che fuori, l'unico modo è quello comunque di essere ferrati in ogni situazione, no? È come avere i canini forti, ma insomma davanti e al centro bisogna sapere anche masticare. No, assolutamente d'accordo con te. Nel frattempo Lorenzo Insigne sta facendo la sua corsa verso il mondiale, Prandelli sta valutando chi portare, ne potrà portare in Brasile soltanto 23 dei 31 attualmente a Coverciano, ma una spinta a Lorenzo gliela diamo, no Max? Assolutamente sì, secondo me lui è uno che forse ha all'età giusta adesso per potersi catapultare in un'opportunità, perché è vero che all'interno del campionato ha fatto bene poi un attimo di incertezza per poi chiudere alla grande, soprattutto nella Coppa Italia, ma non soltanto. È un giovane, un maestroso, però è uno che comunque, trovandosi nel contesto di una nazionale, potrebbe avere quella marcia da protagonista, perché no? Senti, a proposito, come si inserisce in una squadra esperta un giovane di grande talento? Come si fa a farlo rendere al massimo? Max, tu che sei stato
prima un grande talento giovane e poi sei stato l'esperto della squadra, il punto di riferimento della squadra. Te lo spiego subito, almeno nel mio contesto è stata un'opportunità. Io mi ricordo che io mi sono qualificato per gli europei assoluti nel 95 e nonostante tre atleti su quattro, perché ovviamente io ero il quarto, dicessero non mettere Rosolino in finale, l'allenatore ha preferito mettere me perché ha detto per me lui in finale sa fare la differenza. Così è stato, perciò portare insomma un giocatore nuovo alla vigilia di mondiale senza aver giocato tante partite in nazionale o comunque senza aver fatto tanta esperienza è una cosa che a me non spaventa, perché a volte è molto più facile far andare forte un bambino che non ha ancora punti di riferimento piuttosto che uno che ha una media esperienza. È ovvio che poi le cose si costruiscono piano piano, insomma sembra che i mondiali sono una porta, però magari già stesso il fatto stesso di convocarlo nella rosa, appunto, cosa sono prima attenti e poi diventeranno, ci sarà fatta una scrematura, potrebbe essere un modo per vedere un pochettino se reagisce bene già al primo impatto. Poi se venisse convocato per dire bingo fino a un certo punto, poi bisogna giocare, perché non è che uno va lì fatto da maglia. Certo. Capitolo vice Higuain, se ne sta parlando tanto di un giocatore che potrebbe seguire le orme di Gonzalo, che è il titolarissimo del Napoli, però poi le partite sono tante, quindi serve un giocatore pronto. Si parla di Alberto Gilardino, che noi conosciamo bene perché ha una lunga carriera in Italia, ultima squadra con cui è stato il Genoa, che chiede 5,8 milioni di euro, che sicuramente non sono pochi, ma secondo me sono trattabili. E poi è venuto fuori anche un altro nome, quello di Pazzini. Ma Rosolino, tra Pazzini e Gilardino, su chi punterebbe? Ma sai, un po' secondo, perché Gilardino, vuol dire, è una carta un po' già scoperta, poi vuol dire, non sono io a decidere, magari anche su questo la battuta è comune, vediamo se ci sta un'offerta una offerta, no? Ci veniamo incontro. Secondo me Gilardino ha una storia anche molto molto bella, lo riconosco, cioè sembra sempre l'eterno giovane, perché fondamentalmente sembra così, però forse Pazzini è appunto qualcosa ancora da scoprire e suona un po' strano. Noi le nostre carte sulle quali facciamo affidamento per due terzi ci sono, adesso bisogna cercare di fare quella differenza, e la differenza la puoi fare su un terreno fertile, perciò un terreno dove si può ancora plasmare. Cioè, forse non lo so, poi io non sono il tecnico, lo sapete meglio di me. Staremo a vedere. Io nel frattempo ringrazio Max Rosolino. Max, poi ci aggiorneremo, ti darò ancora fastidio. Volentieri, volentieri. Ci mancherebbe, dai, un saluto dal treno. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.